Come verrà? Comunque iniziamo con Lisa Gualtieri, giovane sammarinese. Lisa, cosa ti ha spinto a partecipare ad un concorso per una borsa di studio all'estero? Per me questa non è la prima esperienza di studio all'estero, infatti avevo già fatto uno scambio Erasmus e quindi avevo già sviluppato questo interesse per un'esperienza di questo tipo. Questo bando mi ha dato l'opportunità di studiare in un istituto internazionale di formazione post-universitaria, quindi di alto livello, che era comunque che è coerente con gli studi che io ho già fatto, quindi la voglia di approfondire ulteriormente e la possibilità di fare anche qualcosa di utile per il mio paese. Bene, e dopo aver vinto questa borsa di studio indetta ricordiamolo, dalla Segreteria di Stato degli Affari Esteri, di cosa ti occupi attualmente, quotidianamente, nella cittadina belga di Bruges? Come dicevo, questo che sto frequentando, il Collegio d'Europa, è un istituto di formazione post-universitaria, quindi sostanzialmente studio. Seguiamo le lezioni, ci sono gli esami, devo scrivere una tesi finale e in più abbiamo altri lavori intermedi da fare, scriviamo dei paper, abbiamo delle presentazioni in classe, dei dibattiti che dobbiamo preparare. E quindi l'attività è quella dello studente. Poi il Collegio d'Europa è un istituto un po' peculiare perché non coinvolge solo l'aspetto accademico, ma anche la vita quotidiana. Quindi è un'esperienza completa a 360 gradi. Viviamo insieme, viviamo all'interno del collegio. E questo rende l'esperienza diversa. Lisa, ci senti? Sì, Lisa, ci sento. senti? Ecco, ti avevamo perso il video un attimo. Bene, adesso ti faccio una domanda meno istituzionale, però che forse viene in mente un po' a tutti quando si parla con un giovane, o comunque con un sammarinese che vive e studia lontano dal proprio paese. Come viene vista la Repubblica di San Marino, la nostra Repubblica? All'estero, nel tuo caso a Bruges. C'è molto interesse tra le persone e spesso mi vengono rivolte domande che riguardano il nostro funzionamento istituzionale, la nostra storia, la nostra economia. E ci sono persone che conoscono San Marino, ci sono persone che ne hanno solo sentito parlare, ci sono persone che non hanno idea di che cosa sia o di dove sia. Ho notato con piacere è che da parte di tutti c'è una genuina curiosità e quindi c'è molta voglia di informarsi senza pregiudizi e questo fa piacere, insomma, è bello. Bene, e cosa pensi di apprendere da questa esperienza europea per poi poterla portare ed esprimerla nel nostro paese, nella nostra realtà? Questa esperienza mi ha insegnato e mi sta insegnando moltissimo. Gli aspetti principalmente sono due, quello accademico e quindi le competenze che si acquisiscono studiando, ma anche competenze quali l'abilità di dare priorità alle cose importanti, ma anche di organizzarsi in delle situazioni di stress elevato o di carico di lavoro notevole. E poi c'è l'aspetto relazionale, nel senso che qua al Collegio d'Europa c'è la possibilità di crearsi una rete di conoscenze, perché le persone che studiano qui sono persone che molto probabilmente in futuro ricopriranno dei ruoli anche importanti a livello istituzionale, sia europeo che nazionale, quindi questo è un elemento, un valore aggiunto.
poi c'è anche l'aspetto di crescita personale, questa esperienza è molto formativa anche da questo punto di vista. Vorrei dire che il Collegio d'Europa è un po' il laboratorio dell'Europa del futuro e quindi il fatto che San Marino sia rappresentato è veramente importante. Io sono la prima studentessa di San Marino qui al Collegio d'Europa e per me è un onore veramente enorme. Ed essere qui non ha un valore solo per me, ma lo ha per San Marino, perché San Marino c'è. E questo significa una porta in più per conoscere gli altri e per farsi conoscere. Sicuramente anche noi siamo molto orgogliosi che tu sia lì a rappresentare San Marino. Ma dici, a livello personale, naturalmente, oltre alla tua famiglia, cos'è che ti manca? Se c'è qualcosa che ti manca di San Marino a questo momento? Sicuramente la famiglia, gli amici e il cibo sono le cose principali che mancano. E posso dirvi che a volte mancano un po' i ritmi di una vita normale perché, come dicevo, il collegio è molto intenso. Però quando c'è una forte motivazione a fare questo tipo di esperienza, in realtà si manifesta una capacità di adattarsi che spesso non si immagina neanche di avere. E in più questa è un'esperienza temporanea, quindi sostanzialmente ci si adatta, insomma. E poi il fatto di essere qui per San Marino mi aiuta a sentirmi più vicina. Prima o poi si ritorna, via. Sì, a me piace, cioè, è molto bello vivere all'estero, è molto stimolante, è veramente un'esperienza unica che spero sempre più sammarinesi abbiano l'opportunità di fare, perché cambia la vita in Bene, ce positivo. lo auguriamo anche noi. Ti ringraziamo del tuo intervento Grazie a e ti voi. diciamo arrivederci, a presto. A presto, buona Grazie Elisa, serata. buona serata.